Accetta di rimanere in una situazione in cui subisce della violenza sono molteplici e sono sia di natura interna che di natura esterna. Prima però mi sembra importante descrivere brevemente il ciclo della violenza domestica, perché ecco, si è visto che in genere c'è un andamento ricorrente in queste situazioni. Quando una coppia inizia la convivenza, spesso diciamo, il rapporto è in una situazione ottimale e c'è un'idealizzazione dell'altro, cioè se ne percepiscono solo gli aspetti positivi e di conseguenza si mettono in gioco i propri lati più positivi del carattere. Però ad un certo punto la vita ci mette di fronte a delle difficoltà e in genere una delle situazioni più frequenti è quella della nascita di un figlio. In questa situazione la donna ha bisogno la stessa d'aiuto e non è più completamente centrata sui bisogni del partner, ma su quelli del figlio. Può accadere che il partner avverta questa mancanza di attenzione, o meglio, questa diminuzione di attenzione nei suoi confronti e quindi comincia ad essere teso, irritato e si crea cioè un clima di tensione in famiglia. A questo punto può succedere un cosiddetto incidente, cioè l'uomo può compiere un'azione violenta nei confronti della donna. E dopo questa azione la donna spesso minaccia di andarsene e di rompere la relazione e allora l'uomo comincia a provare dispiacere, a scusarsi, a promettere che non accadrà mai più e soprattutto in genere nega la propria responsabilità attribuendo il motivo del gesto violento ad uno stato di stress oppure di ubriachezza. A quel punto inizia un periodo che viene definito luna di miele, in cui sia l'uomo che la donna cercano di impegnarsi al massimo per recuperare il rapporto e quindi per un po' di tempo la situazione funziona abbastanza bene, fino a quando non ricapita un altro incidente. E così il ciclo continua con una luna di miele che diventa sempre più breve. Ma tornando alle motivazioni per cui la donna fa fatica spesso a staccarsi dal partner violento, dicevo che ci sono motivi che fanno riferimento alla psiche, motivi interni ed altri legati a difficoltà esterne. Il primo di questi motivi interni e anche a mio avviso il più significativo è il legame emotivo col partner. Spesso la gelosia, la morbosità, anche le azioni violente vengono percepite dalla donna come una prova dell'amore che l'uomo nutre per lei e la violenza viene vista come una conseguenza della propria inadeguatezza, cioè della propria incapacità ad essere una buona compagna oppure una buona madre, una buona casalinga. E quindi la donna a questo punto si impegna per cercare di cambiare il partner, adottando strategie che spera appunto possano farle ottenere l'obiettivo. Ma l'obiettivo non si può ottenere e quindi la donna continua a mettere in atto strategie che non portano da nessuna parte. Ora, questo non sempre si verifica. Quando si verifica, significa che la donna ha avuto dei legami di attaccamento non sicuri. Il legame d'attaccamento è quello che unisce tutti gli individui al proprio caregiver, cioè alla persona che si prende cura di lui o di lei, che di solito è la madre. E il legame d'attaccamento è importantissimo perché determina i modelli operativi interni, cioè la rappresentazione interna che noi abbiamo della realtà, sia della realtà esterna che di quella dei legami. Una donna che abbia avuto un legame di attaccamento non sicuro percepisce una relazione affettiva come una situazione in cui non può mai chiedere nulla per sé, per soddisfare i propri bisogni, come una situazione in cui
meritare l'amore deve fare delle cose, cioè deve impegnarsi, deve fare qualcosa. E in certe situazioni, che sono le peggiori, la rappresentazione interna è quella di un partner che è imprevedibile. E per cui non c'è nulla da fare che accettare il partner così com'è, con la sua imprevedibilità anche violenta. Questo tipo di modelli operativi può essere modificato tramite un trattamento psicoterapeutico. Un altro tipo di difficoltà interna consiste nell'autosvalutazione della donna. Certamente una persona che ha avuto un attaccamento insicuro non ha una buona immagine di sé. E percepisce una certa difettosità e questa difettosità spesso la donna la collega sia al fatto che sta subendo questi maltrattamenti da tanto tempo e non è capace di interromperli, sia al fatto che non riesce a cambiare il proprio partner. Facendo riferimento invece a impedimenti esterni, il primo è sicuramente il timore per la propria incolumità fisica, un timore che è molto fondato e che si può risolvere solo se l'istituzione garantisce alla donna la possibilità di proteggerla collocandola insieme alla prole in un posto sicuro. L'altra difficoltà è di tipo economico. Spesso le donne, dicevamo, sono dipendenti economicamente dall'uomo e anche qui occorre l'intervento dell'istituzione per risolvere questo problema. Un'altra difficoltà consiste nella condanna che molto spesso la famiglia d'origine rivolge alla donna che si separa. Spesso la rappresentazione della donna è quella della donna moglie, della donna che vive in famiglia, che è la stessa poi che ha la donna maltrattata. E quindi separarsi può significare ottenere il biasimo di tutti i parenti. E l'ultima difficoltà consiste nella non conoscenza dell'esistenza di servizi e operatori che possono essere d'aiuto, cioè la donna spesso non sa a chi rivolgersi e dove. Ora è chiaro che a questo punto il ruolo degli operatori sanitari riveste un'importanza fondamentale. In tutti i servizi sanitari, quindi al pronto soccorso, nei reparti ospedalieri, nei servizi di psichiatria, di psicologia, nei consultori, in tutti i servizi sanitari, c'è la possibilità di incontrare delle donne che stanno subendo dei maltrattamenti in famiglia. E certamente bisogna essere a conoscenza degli indicatori che evidenziano questo maltrattamento, perché la donna fa fatica per tutti i motivi che abbiamo detto a manifestarli. Ma c'è da dire anche che pur conoscendo questi indicatori, spesso gli operatori sanitari fanno fatica a, diciamo, denunciare questa situazione come sarebbe loro dovere. E questo si verifica quasi sempre perché c'è una, diciamo, difficoltà psicologica enorme a rappresentarsi mentalmente la violenza alla donna. La mente quasi si rifiuta di tenere dentro di sé questo orrore e allora lo espelle. Lo espelle con meccanismi difensivi di minimizzazione, negazione, razionalizzazione. Spesso cioè si sente dire che in fondo il ruolo del medico è solo quello di curare, tutto il resto non è fondamentale. Oppure ci si dice che ci penserà qualcun altro e che comunque diciamo, i diverbi all'interno della coppia coniugale sono abbastanza normali. Talvolta capita che anche le forze dell'ordine vengano chiamate in situazioni di violenza familiare e in buona fede cerchino di mettere pace e concludono dicendo cercate di andare d'accordo, non effettuando alcuna segnalazione. Eppure la legge parla molto chiaro, perché l'articolo 334-335 del codice penale obbligano gli incaricati di pubblico servizio e quindi anche i sanitari a denunciare le situazioni di sospetta violenza sulle donne e a fornire il referto. La denuncia deve essere fatta alla Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario
della provincia più vicina. E anzi, l'operatore che viene meno a questo suo dovere, in base all'articolo 362, è punibile egli stesso perché commette un reato. Una volta che la donna viene messa di fronte alla situazione di pericolo in cui si trova, spesso ci si trova di fronte a situazioni di diniego, cioè la donna nega per vergogna, per paura, per tutti i motivi che abbiamo detto. E anche in questo caso l'aiuto di uno psicologo può essere importante, sia per aiutare la donna a effettuare la rivelazione e a sostenere anche la denuncia, sia nel periodo successivo, quando cioè la donna ha ammesso di essere vittima di violenza e deve essere sostenuta. Ma la cosa più importante, cioè l'intervento che deve essere fatto per primo, è la messa in sicurezza della donna, cioè la protezione. E in questo senso quindi l'azione dei sanitari è importantissima, perché può salvare la vita molto spesso alle donne. E infine vorrei dire che se non volessimo farlo per un obbligo morale e perché noi sanitari siamo, diciamo, abbiamo come compito quello della cura delle persone, dobbiamo anche dire che il costo della violenza alle donne sulla sanità è un costo veramente enorme. Tra i diversi studi citerò quello di Rivara, che esaminò un campione di 3.000 pazienti e vide che le donne che erano state vittime di violenza o nell'infanzia o nell'età adulta erano quelle che presentavano il più elevato grado di patologia e soprattutto che si rivolgevano più spesso ai servizi. In particolare si vide che il costo che questo causava alla sanità, ai servizi sanitari, era del 19% superiore a quello degli altri pazienti durante gli episodi di violenza, anche se il 44% delle donne aveva subito un unico episodio, mentre nei 5 anni successivi si rilevava un costo superiore del 20% rispetto agli altri pazienti. Quindi possiamo dire che la violenza alle donne è anche un costo sanitario.